Nessuno si è mai trovato in una situazione peggiore della persona che ha scritto questo diario. Lasciate che vi racconti nel modo più dettagliato possibile la sequenza degli eventi che hanno portato a questa catastrofe. Tutto cominciò quando il professor White fece un'incredibile scoperta. Accidenti. Questa stratificazione appartiene al tardo Triassico. Mio Dio. Maple. Che c'è, amico mio? Questo è un posto cattivo. Andiamo via. Non ti ho mai visto così nervoso prima d'ora. E siamo stati in un sacco di posti. In Africa, sul Krakatoa. Santo cielo, è davvero incredibile. Che c'è? Questo per me è un posto da incubo. Forse sei un po' nervoso perché sei tornato a casa. Andiamo da questa parte. Ma Maple, non credo che... Asbeck! Aspetta. Oh mio Dio. Guarda qua. Non posso crederci. No. Spero di non sbagliare. Questa è la prova che cercavamo. È la mano del diavolo! È la mano del diavolo! Contiene del liquido amniotico. Non è un anfibio. Non c'è stratificazione. Santo cielo, è ancora caldo. Questo Coalcius Magnus. Il grande pterodattilo. Asbeck, siamo entrati nella storia. Tazuanda. Tazuanda. Asbeck! Maple, andiamo via. Lascia perdere le tue superstizioni. Dobbiamo brindare, finalmente. Alla scienza, amico mio. Alla scienza. La società zoologica londinese, quando vedrà quest'uomo, si mangerà il fegato. Eudimorfodonti vivi! Ma sono bellissimi! Oh mio Dio! Non sono Asbeck. Lui non è Asbeck. Che diavolo sta succedendo? È suo fratello Mair. E io sono la sorella, Gina. Ci siamo conosciuti col professore. Il professor Challenger. Voi due buoni amici. Dov'è Challenger? Chiamatelo. Il professore arriverà presto. Va a chiamarlo. Asbeck. Devo stendermi. Mm.
Come sta? Desidera vederla, professore. Sta morendo. Senta, può chiedere di nostro fratello. Ci aiuti, la prego. Lo farà. Non l'hanno trovato. D'accordo. Professore, io vorrei mostrarle questo. Vuole che lei lo veda prima di parlare col professor White. È il professor White che ha fatto il disegno. Crede che sia il posto dove andavano White e mio fratello? Potrebbe essere. Voi sapete dov'è questo luogo? Sì, io lo so, lo conosco. Mi ci può accompagnare? Certo. No, non voglio perdere due fratelli. Io ci devo andare. No, te zitta. Lo impedirò. Sta zitta, come pensi di fermarmi? Ci andrò. Basta, basta. Ma dove sono? Maple, sono io. George. Oh, George. Come sono arrivato qui? Sei stato fuori conoscenza per giorni. T'hanno trovato vicino al fiume. Chi c'era con te? Il loro fratello, Asbeck. Sì, sì, io... Ascolta, io... Cosa vuoi dirmi? Non ce la farò, non è vero? Temo di no, vecchio mio. Non ha importanza ora. Senti, ascolta. Io li ho trovati. Li ho trovati. I fossili. No, fossili. Non fossili. No. Vivi, dinosauri, vivi. Che cosa? Sì. Vivi. Va. Va tu a prendere. Devi anche. Cosa dici? E dire a Amanda che. Le voglio bene. Devi farlo. Maple. Dio, te lo prometto. Oggi mi sembra un po' sciocco, ma ero lì. Mi ero intrufolato a una conferenza sulla possibilità che esistessero ancora dei dinosauri vivi. Parlava il professor Challenger, uno scienziato famoso per aver reso la vita difficile a giornalisti come me. Ma dato che tutti i giornali di Londra avevano mandato qualcuno, ci facevamo forti del nostro numero. Tutto questo per fare il mio primo servizio importante. Come faccio a saperlo? Come faccio a saperlo? Io lo so perché ho scoperto i loro rifugi segreti! Lo so perché ho visto con i miei occhi quei dinosauri vivi! Voi dovete credermi! Bugiardo! Chi mi ha chiamato? Bugiardo? Chiunque l'abbia fatto si alzi in piedi! Allora, è stato lei? No, signore, no! Faccia meno lo spiritoso, prego! Se c'è qualcuno che mette in dubbio la mia sincerità, venga a parlarmi dopo la conferenza! Certo, è tipico della gente come voi. Vi piace mettere in ridicolo gli uomini di scienza che hanno dato la vita per il progresso della conoscenza. Perseguitate i geni e odiate i profeti. Galileo, Giordano Bruno, Darwin e adesso me. Questa sì che è grossa. Vediamo le diapositive. In cima a queste montagne della Mongolia... In cima a queste montagne della Mongolia esiste un mondo perduto che si è conservato intatto per milioni di anni, dove vivevano i dinosauri e ci vivono tuttora. Un altro! Sì,
questa, poi? È soltanto una favola. Sta dicendo che in Mongolia esistono ancora dinosauri e sono vivi e vegeti? Sì, professor Summerly, è questo che sto dicendo. E in più, cari signori, ecco davanti a voi le prove inconfutabili. Lei è un patetico imbroglione. Cose del genere le vediamo ogni giorno. Lord Thomas, noi siamo scienziati. È nostro dovere estendere i confini della conoscenza. Io vi chiedo questo. Datemi la possibilità di dimostrare che il professor Summerly ha torto e io ho ragione. Accetto la proposta. È una vergogna, Lord Thomas. Ha una condizione, professor Challenger. Lei dovrà permettere al professor Summerly di accompagnarla per garantire la correttezza scientifica della spedizione. In fondo, lei è solo uno zoologo, non un paleontologo come il professor Summerly. Francamente, Lord Thomas, andare fino in Mongolia all'unico scopo di screditare Challenger... Io... Va bene, accetto l'invito, sempre che il profeta mi voglia con sé. Beh, allora... È deciso. Quanto denaro vi servirà, professor Challenger? Direi approssimativamente 10.000 sterline. Oh. Permettete, signori, che mi presenti. Sono Oscar Peary e sono disposto a finanziare la spedizione del professor Challenger in Mongolia. Anzi, c'è dell'altro. Io sono pronto a sborsare la somma di $100.000 alla prima persona che tornerà qui portando un dinosauro vivo, a condizione che lo possa mettere in mostra in qualunque posto io decida. Beh... Accetto, signore. Fatto. E posso anche fornirle aiuto preziosissimo. Il mio socio l'accompagnerà, verrà con lei nella spedizione. Scoprirà che è un uomo pieno di risorse, un uomo che si è fatto un'ottima reputazione al Museo di Storia Naturale. Salve, Challenger. John Roxton. Io però diffiderei della reputazione del signor John Roxton. Lo conosco di fama e le assicuro che il progresso della scienza non è tra i suoi interessi. I miei interessi cambiano di giorno in giorno. La partecipazione del signor Roxton alla spedizione non si discute. Molto bene. Roxton. Un professionista mi farà comodo, purché sia disposto ad obbedire agli ordini stavolta. Oh, sì, signore. Farò quello che dice. Signori. Sono molto soddisfatto. Professore, Arthur Malone della London Gazette. Come scalerà qui le montagne? Ecco, io... Ha mai sentito parlare del club del pallone aerostatico? No. Io sono il presidente, potremmo aiutarvi. Sta suggerendo d'andarci in sì, pallone? Sì, proprio così. È un'idea interessante. Già. Lei è un giornalista, vero? Sì, infatti. Obbedisce agli ordini? Per una notizia in esclusiva sarei anche capace di mendicare. Non ce ne sarà bisogno. Che idea interessante. I miei complimenti. Grazie. Professor Challenger. Professore. Oh, peccato che arrivi al momento sbagliato. Il mio nome è White. Lei conosceva mio padre, Maple White? Amanda. Certo che lo conoscevo. Noi dobbiamo parlare. Professore. Non è né il momento né il luogo. Va bene, allora andrò a parlare con il professor Summerly. Professore, no, aspetti. Scusi. Scusateci, signori. Noi... Allora? Voglio unirmi alla spedizione.
come ha detto, scusi? Posso immaginare le sue obiezioni, ma sono sicura che un uomo retto e onorevole come lei, che si preoccupa sempre di attribuire i meriti a chi ne ha diritto, vorrà che gli interessi di mio padre siano tutelati in questa spedizione. E considerando che si è attribuito il merito dei suoi disegni, voglio che me li restituisca subito. Gli ho promesso sul letto di morte che avrei portato a compimento il suo lavoro. Lei era là presente? Sì. E mi ha chiesto di dirle che le voleva bene. Adesso sono sicura che lei sta mentendo, perché mio padre non mi ha mai detto che mi voleva bene. Ma il punto è che... No, il punto, Miss White, è che devo andare a cercare i dinosauri. Sono loro che hanno ucciso suo padre. È una spedizione molto pericolosa. Io mi rendo conto del pericolo, professore. Ma devo farlo. Vengo con voi. Questa è una spedizione scientifica. Non c'è posto per un semplice osservatore. Mi sono laureata in antropologia ad Harvard. Sto lavorando alla mia tesi di dottorato al Museo di Storia Naturale e sono considerata un'esperta del settore. Non sarò mai una semplice osservatrice. Ci vediamo domani. Buonasera, professore. Ehi, John, cosa hai deciso alla fine? Va bene, vengo con voi. Durante le prime 3 settimane della nostra spedizione non accadde nulla di speciale, a parte il fatto che usammo tutti i mezzi di trasporto esistenti. Che vista incredibile. È bellissima. Interessante quel bracciale. È africano, vero? Bantu? Quasi. Dei loro vicini Swahili. Grandi cacciatori di leoni. Le piacerebbe averlo? Oh no, molte grazie. Lo prenda, la prego. È un portafortuna. Allora grazie. È un piacere. Che ne pensa? Riuscirà a sistemarlo? Sì. Sa che le dico? Sistemerei volentieri Amanda. È un amore. Stia alla larga da lei. Siamo un po' gelosi. No, ho solo promesso di prendermene cura. Che animo nobile. Tutto a posto? Sì. Ne sta facendo, di strada, per essere sbugiardato. Piuttosto umiliante, non crede, Malone? Le darà da scrivere sul suo giornale, comunque. Molti bugiardi hanno fatto progredire la scienza. Spero di essere uno di loro. Che cosa è stato? Vulcano! Un vulcano? Che meraviglia! Dobbiamo fermarci, Robson. Dov'è? No, non credo che sia il caso. Non vuole fermarsi. Non voglio. Oh.
Sei riuscito, Malone? No. Dovremo lasciarlo raffreddare nella cinghia del raffreddamento. Bene, giovanotto, sarà meglio che faccia qualcosa. Non ho intenzione di passare il resto della mia vita in quest'angolo sperduto del mondo. John, non mi ha mai detto che cosa fa al museo. Di cosa si occupa? Non gliel'ha detto? Ha presente quei bellissimi animali impagliati? Molti di loro li ha uccisi lui. È un modo per mostrare al pubblico animali che non vedrebbe mai. Già, ma il problema è che molti sono in via di estinzione anche grazie a lei. Se la vi... la morte. Malone! Sembra di essere in un altro mondo. Sì, è bellissimo. Entro un paio di giorni dovremmo incontrare i nativi. Sbagliana. Ma sbagliana. Sono Amanda, piacere. Ma sbagliana. Sì, bene. Malone, questa è Gina Nesparigi. Lieto di conoscerla. Gina. Erano passate 2 settimane dall'eruzione del vulcano. Il fatto che avessimo visto così poche persone cominciava a preoccuparmi. Doveva essere il posto più solitario della Terra. Il nostro mezzo di trasporto alla fine cedette. I nostri tentativi di tenerlo in vita erano falliti. Allora, professor Summerlin, ha voluto questo ridicolo strumento? Ora lo porterà lei. Posso chiederle in base a che cosa si arroga il diritto di dare ordini? Semplicemente perché sono il capo della spedizione. Sento l'obbligo di dirle, caro signore, che io non la considero all'altezza del compito. Sul serio? E come mi considera, mi dica? Come un uomo la cui credibilità è sotto inchiesta e questo comitato giudicherà. Lei sta viaggiando con i suoi giudici. Oh mio Dio. Bene. Prego, guidi lei. Io la seguirò. Se non sono il capo, perché dovrei guidarvi? Fummo tutti rattristati dalla morte di una delle nostre guide. La partenza dei portatori Carrack avrebbe reso il nostro viaggio molto più difficile. Adesso dovevamo trasportare tutto il nostro equipaggiamento. Ma forse sarebbe servito a rafforzare i legami tra noi. È una follia, Challenger. Non abbiamo idea di cosa abbia ucciso quel pover'uomo che è morto, però poteva succedere a chiunque di noi. E lei vuol portare avanti questa follia? Sa, professore, lei mi è simpatico. Ma se vuole lasciarci, può farlo. Io comunque continuerò la mia ricerca e dimostrerò l'esistenza dei dinosauri. Certo che non è facile. Può restare o andarsene, come vuole. D'accordo, voglio restare. Bene. E se non altro per dimostrare che lei è l'idiota che io credo.
Lei parla la nostra lingua molto bene. No, ma grazie. L'ho imparata da padre Campo, un missionario francese. Ah, beh, deve essere stato bravo. No, ma mi insegnerà bene lei. Oui? Quella è una betulla. Vedi quell'albero? Sì. Sì. Quella è un'aquila. Aquila. Aquila. Ehi, muoviamoci! Muoviamoci, coraggio! Presto arriviamo, professore, presto! Ormai ci siamo. Da questa parte. Challenger! Ci siamo! Kai Han! Kai Han! Che siamo arrivati! Incredibile! Mi crederà adesso, professore? Beh, ammetto che il suo altopiano esiste davvero, perché l'ho visto. Ma devo ancora appurare se contiene qualche forma di vita di qualunque genere. Che vecchio testardo! Grazie, Miss White. Sembra che Challenger abbia gettato via il mio equipaggiamento. Sono sicuro che è qui, da qualche parte. Sì, certo. Dinamite? Che ci deve fare con la dinamite? Si può fare comodo. Comodo? So come usarla, stia tranquillo. Che vuole da me? Avrebbe dovuto dirmelo che trasportavamo della dinamite. Ho fatto tutto quello che mi ha chiesto. Della dinamite non ha parlato. Non ne ho parlato. E lei perché non me l'ha chiesto? Che cosa vuole fare? Ucciderci tutti? Ma vada all'inferno. Qualunque cosa faccio, lei ha sempre da ridire. Io sono stufo! Miss White, andiamo! Allora, cerchi di sbrigarsi! Noi due abbiamo chiuso, Challenger. Challenger! Challenger! Cosa c'è? Miss White. Sì. Di qua. Braxton! Da questa parte, professore, venite! Thank you.
aiuto! No! Lasciatemi! Non sia successo niente, Miss White. Che cos'è questo? Serve a catturare i demoni, i dinosauri. Ma non sono qui, vero? No, 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 no. Vedi, in realtà è una cosa che ho disegnato io. Servirà anche da cesto per il nostro pallone. In effetti, hanno diverse funzioni. Insomma, Malone, cosa vuole che faccia con questo? Professore, gliel'ho già detto, va nell'involucro esterno. Oh, oh no! Oddio! Miss White! Miss White! Challenger, rallenti. C'è qualcosa che non mi piace. Ho un brutto presentimento. Aiuto! Qualcuno mi aiuti, per favore! Challenger! Amanda! Mio Dio, come sta? Bene, ma tiratevi giù! Prendi quella corda! Fate presto! Lo so che siete lì! Coraggio, venite fuori! Che diavolo fa? Legittima difesa. Sì, ha ragione. Ucciderla! Non sono selvaggi, sono una specie unica! È un genocidio! Vi prego. Andiamocene. Andiamo! Forza! Facciamo presto, ci stanno raggiungendo! Malone! 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 Faccia alzare il pallone! Forza, montate! Andate, andate! Salga, Rockstone! Andate via! Mai! Andiamo, Mai! Vieni! Forza! Resisti, Mai! Vieni dentro, Mai! Lascialo perdere, vieni dentro!
Dove sono le mie munizioni? Non puoi stare così sospeso. Cerca di entrare. Su, forza! Dov'è la mia roba? Ho lasciato la roba a terra! Non c'era tempo! Vieni dentro! Vieni dentro! Malone, che succede? Siamo troppo pesanti. Che facciamo? Non possiamo buttare qualcosa? Stiamo scendendo di nuovo. Sacchi di sabbia. Non l'attrezzatura. Tenetevi forte. Tenetevi forte. Le cose qui si stanno mettendo male. Attenti! Aiuto! Attenti! Aiuto! Malone, cerchi di riprendere il controllo. Malone! Dobbiamo aver preso una corrente ascensionale. Adesso siamo a posto. Andrà tutto bene. Malone, lei è un genio. Oh. Aiutate mai. Quetzalcoatlus magnus, il grande pterodattilo. Challenger, li guardi, sono ancora vivi. Signore, le devo delle scuse. Malone, può farlo scendere a terra? Malone! Ma come faccio? Dove atterriamo? Attenti! Coraggio, Challenger! Gli spari! Coraggio! L'ho preso! È pericoloso! Come sta, professore? La caviglia mi fa male. Venga, l'aiuto. Su. Vieni. Se ne sono andati? Sì, per ora. State tutti bene? Sì. Muoio dal dolore. Credo che sia fratturata. Sono tornati. Andiamocene. Dov'è il mio fucile? Malone, dovremo tornare indietro più tardi a recuperare tutto quello che possiamo. Le attrezzature si sono sparse tutto intorno. Non riesco a crederci, Challenger. Pterodattili vivi. Dobbiamo raccontare al mondo. Bisogna ritrovare il pallone e ripararlo, altrimenti resteremo qui per sempre. Non credo ai miei occhi. Quelle creature sono sopravvissute per milioni di anni in questo microclima. Valeva la pena di fare il viaggio. Mio padre aveva ragione. Fate silenzio, zitti. Mio Dio, i demoni! Restate assolutamente immobili. Madre di Dio, quello è un... Guardate quanto è grande. Che nessuno si muova. È impressionante. La testa e la coda sono controbilanciate. Temo che la paleontologia dovrà ripartire da zero. Dovremo rivedere tutte le nostre teorie, ma non adesso. Andiamo.
Amanda, che ne pensa? Degli uomini primitivi potrebbero aver costruito tutto questo. Non direi. Troppo raffinato per loro. Potrei passare il resto della mia vita a studiare questo mondo. Ma ci pensa, Challenger, quante cose potremmo imparare. È lei che non ci credeva. Cos'è questo odore? Gas palustri, credo. Per lo più metano. Ma è lo zolfo che puzza. Probabilmente è dovuto all'attività vulcanica. Dobbiamo trovare un riparo. Santo cielo, Malone, è qui da 5 minuti e sta già dando fuoco a tutto. Io non ho fatto niente. Forse l'intero altopiano è pieno di trappole. Probabilmente quel teschio è un avvertimento. Lo usano anche gli indigeni di Haiti. Se questo è vero, usano tutti lo stesso segnale. Perché lo fanno? Gli haitiani sono convinti che bisogna segnalare agli dèi dove qualcuno muore. Così possono prenderne l'anima. Mi spiace, ma dobbiamo proprio fermarci un attimo. D'accordo, Roxton, ci fermiamo qui. Ok. Io però nel frattempo andrei in avanscoperta. Voglio vedere se trovo un rifugio sicuro là da quella parte. Va bene. Stia attento, vorrei avere qualcosa da mangiare. Miss White, siamo circondati da piante commestibili che non sfigurerebbero nei migliori menù. Sempre che la flora locale non si sia sviluppata in modo anomalo come per i brontosauri. Ha notato anche lei la differenza tra gli esemplari di qui e i reperti fossili? Certo, la mandibola poi ha una morfologia straordinaria. Che vuol dire? Vuol dire che possono mangiare anche piccoli animali. Come noi? No, come te, Anne! Roxton. Gina. Challenger, che c'è? Che succede? Malone, venga qui! Come sta? Che cos'è successo? È stata morsa, ci vuole un posto sicuro. Ci sono delle grotte qua vicino, andiamo. Questa parte! Mi sembra che vada bene. Staremo qui per la notte. Torneremo a prendere la nostra attrezzatura domani mattina. Tutto a posto, professore? Sì, grazie. Vuole sedersi? Malone, mi aiuti ad accendere il fuoco. Grazie al cielo. Gina, non ti preoccupare. Guarirai presto. Gina. Resta lì tranquilla. Cos'è successo? Sono all'inferno, è vero? No, sei al sicuro qui. Qualcuno mi aiuti. La caviglia mi fa un male tremendo. Certo. È una brutta slogatura. Lo credo anch'io. Alziamo la gamba. Scusi. Ecco. Lascia che l'aiuti, Amanda. Ci penso io. Grazie, Roxton. Di niente. Sarà meglio che non la tenga alzata. Affascinanti, vero? Non ho mai visto nulla del genere. Assomigliano più
Ai geroglifici egiziani che ai graffiti dei primitivi. Sembra che raccontino una storia. Sì, e hanno l'aria di essere molto antichi. Neanch'io ne ho mai viste di simili. Io invece li conosco. Guardate. Vediamo. Forse hai ragione. Da dove viene la collana? Me l'ha data mia madre. Era di sua madre, è molto vecchia. Io torno dove siamo precipitati. Perché? Perché non abbiamo armi. Io ho la pistola. Ma io non ho i miei fucili. Non ci sono abbastanza armi. Non abbiamo niente da mangiare. Mi lasci andare a recuperare qualcosa. Voglio rendermi utile. Va bene. Ma stia attento. Non si preoccupi. Tutto bene, professore? Ho molta sete. Faccio fatica a respirare. Ho la sensazione che la mia gamba sia... Oh, maledizione. Non avrei dovuto portarla qua. E neanche tutti gli altri. Ho messo in pericolo la vostra vita, mi dispiace. Se non sbaglio, ci siamo offerti volontariamente di venire qui. Questo è vero. Mi domando che cosa avrebbe fatto suo padre. Penso che mio padre avrebbe brindato con lo champagne. E ne portava sempre con sé una bottiglia. La bottiglia della speranza. Ce l'avrete il vostro champagne. Al più presto aggiusterò il pallone. Conto su di lei, Manu. Perché Roxton non torna? È via da stamani. Non c'è problema. Sa badare a se stesso. D'accordo, vado a cercarlo. Vengo anch'io con lei. Conosco il sentiero. Stai bene? Certo. Ok, andiamo. Vengo anch'io. Se la sente di restare, manda. Sì. Le lascio la pistola. Ho quella di mio padre. Resto qui col professore. E intanto studierò i graffiti. Oh! Mi sono spaventato. È un posto molto pericoloso. Il pallone! Ma come ci sarà arrivato? Non hai idea di cosa è capace di fare un uomo quando si mette d'impegno. Roxton, cos'hai in mano? Ah, questo. Me lo dica un po' lei, professore. Un centrosauro, direi. Ah, un centrosauro. Bene. Allora lo racconteremo a tutti appena riusciremo a tornare in America. Io sono sicuro che li vale, quei $100,000. La pistola, Challenger. La butti. Mi spiace molto, sapete, partire senza di voi. Ma così non dividerò i soldi con nessuno. E soprattutto con i miei $100,000 porterò qui i più ricchi cacciatori della terra. E con loro, amici miei, diventerò miliardario. Adesso smettiamola, basta chiacchiere. Malone, leghi la ragazza.
se lei ci uccide. Moriremo insieme. Oh, è commovente. Ma vedi, cara, non è necessario che vi uccida. Non vivrete comunque più di 20 ore. Probabilmente un ingenuo come Malone anche meno. Io non faccio altro che accelerare i tempi. Farete prima se vi lascio all'aperto. Voi avreste una chance se foste invisibili. Ma non lo siete. Non avete scampo. Mi spiace molto. Forza, la lega è quell'albero. Lei è un bastardo. Sono stato uno shock a fidarmi di lei dopo quello che aveva fatto nel Madagascar. Avrei dovuto ascoltare il mio istinto. È vero, lei è uno sciocco. Un uomo dovrebbe sempre seguire il suo istinto se vuole sopravvivere. Leghi Malone ora. Non preoccupatevi. Ce la caveremo. Bene, le gambe adesso. Diventerete un buon pasto per loro. È il mio ringraziamento per aver fatto di me un uomo ricco. Se lei mi spara, faccio fuori i piccioncini. Così non ne usciamo. Mi dia il fucile. Sta per diventare un esemplare estinto, professore. Non è ancora detto. È morto? Purtroppo no. Immagino che sia il prezzo del sapere, Miss White. Sono tornati. Challenger! Non è affatto divertente. La signorina è molto spaventata. Smettete subito di scherzare. Ascolti, a me non sembra Challenger, professore. Che ti ha... Mi ha spaventato. Che cos'è? Che importa? Gli spari. Spari a quella dannata cosa. Eccolo là. Tutto a posto? Sì. Roxton. Sto bene. Devono essere stati Neanderthal a costruire questa trappola. Sono creature astute. Sarà meglio stare attenti. È troppo pericoloso per tornare. Cerchiamo un'altra strada. Lasciamo le scatole. In fondo nessuno di noi ha fame. Qualcuno sembra di sì. Gina! Gina, torna indietro. Ma no, io sono leggera, non cado. Torna indietro. Gina! Torna indietro, Gina! Per favore, torna indietro! Per l'amor del cielo, Gina, sta attenta! Gina! 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 Roxton! Oh, Gina! Maledizione! Miss Leghi, Challenger! Solo io posso salvarti, e lei lo sa! Stia zitta, Roxton! Non puoi, torna indietro. Gina! Gina, aspetta! Gina, per favore. Ah!
Wesley! Challenger, mi vuole slegare! Challenger! Ti accetto, Rockstar! Sei salva. Niente. Forse ha perso interesse. Io non ci conterei troppo. I rettili hanno fama di essere piuttosto testardi. È tornato. Gliel'avevo detto. Dov'è Roxton? L'ha ucciso. Cosa? Lui ha cercato di uccidere noi. Gli interessava soltanto il denaro. Ma... mi dispiace, ma è proprio così. Challenger, io... Sono molto spiacente. Ci sono delle provviste lì fuori. Prendiamole. Dai qua. Dai qua! Beh, devo dire che un bel boccale di birra scura ci starebbe proprio bene. Comunque, anche un bicchiere d'acqua fresca. Pazienza. Perché non racconta loro dei disegni, Miss White? Ascolti, Challenger, è affascinante. Lei rammenta che Gina aveva notato una certa somiglianza tra la sua collana e alcuni dei graffiti sulle pareti della grotta? Bene, conosceva anche il significato di qualche simbolo e questo mi ha aiutato a capire almeno in parte quello che volevano comunicare. Si spieghi, per favore. Forse sarà meglio che le faccia vedere. I Carracchi un tempo erano grandi esploratori, uomini di scienza. Trovarono questo altipiano circa 600 anni fa e si insediarono qui costruendo un loro mondo utopico. Favorirono lo sviluppo dei dinosauri e trasformarono in schiavi i pacifici indigeni. Ma l'utopia ha un prezzo. Trascurarono l'ambiente, permettendo al loro mondo di ammalarsi. Molte specie furono cacciate fino all'estinzione. Altre si estinsero da sole. La fine arrivò rapidamente. I Carrack furono cacciati via dai Neanderthal, che si ribellarono per fermare la distruzione del loro mondo. I Neanderthal sono in pratica i cani da guardia dell'intero sistema. Non avranno pace finché non ce ne saremo andati. O ci avranno uccisi. Domani mattina presto sistemeremo quel dannato pallone e ci allontaneremo da qui. Io non credo che abbiamo abbastanza paracadute per scendere tutti a terra. Quanti ne abbiamo? Penso che intatti, al massimo, saranno due. E li dovremo lasciare per Gina e Amanda. Challenger, è finita l'epoca della cavalleria. Il professore andrà per primo. Miss White, anche se la sua offerta mi commuove e anche se ho una caviglia fratturata, noi abbiamo faticato 6 settimane per arrivare fin qui. E allora avevo ancora 2 gambe buone. Ora io sono un paleontologo, un uomo che studia i dinosauri. Per tutta la mia vita la sola cosa che ho visto è stato il loro scheletro. Questo è l'unico posto al mondo dove avrei la possibilità di studiarli da vivi. E oltretutto, sono ormai troppo vecchio per poter rifare questo viaggio, perciò vi ringrazio tanto, ma non ho intenzione di andarmene. Buonanotte.
Summerlee. Professore. Svegliatevi. Che succede? Summerlee è sparito. Ho guardato anche fuori, non c'è. Incredibile. Si direbbe un Tyrannosaurus Rex. Professor Challenger, c'è stato qualcuno qui? Andiamo. Summerlee! Professore! Professore! Summerlee! 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 Professore! Che è successo? Dov'è il pallone? Oh mio Dio! Quel povero vecchio. Aveva ragione Roxton. Siamo bloccati. Vi porterò via da qui. Ho bisogno di lei. Sa usare uno di questi? Sì. Lo prenda. Coraggio. Diamogli una degna sepoltura. Passammo i due giorni successivi a raccogliere le nostre provviste e a cercare di restare vivi. Ma le avversità ti colpiscono quando meno te lo aspetti. Gina. Oui? Ecco, io lo so che ci conosciamo da poco e che sono un perfetto estraneo per te. Dirti che penso che tu sia. A terra! Io non ho paura. Funziona. Strano. Eh? Che cosa c'è? Il fiammifero si è spento. C'è corrente. Viene da qui. Lo vede? Sì. Forse ci siamo. La fessura arriva fino alla base. Riusciamo a spostare questo masso?
Stia attenta. Che posto incredibile. È enorme. Attenta dove metti i piedi. Venga. Attenta. Guarda. Uno scheletro. Homo sapiens. Sì. Oddio. Amanda, guarda un po'. Suo padre. È solo per la scienza che è vissuto e che è morto. Champagne. Non c'è dubbio che lui è stato qui. Mi chiedo solo come abbia fatto uscire. Forse da qua. Le nostre strade si incontrano ancora. Roxton, la credevo morto. Lo credevo anch'io, sa. Ehi, bellezza. È venuta a raggiungere suo padre. Perché dice questo? Roxton, butti quella pistola. Non li svegliamo. Questa sarà la vostra tomba. Che cosa sta dicendo? Metta giù quella pistola, abbiamo avuto già abbastanza morti. Zitto! Stia zitto! Lei mi ha abbandonato. Perché? La credevo morto. Mi credeva morto, e invece non lo ero. No. No. Muovetevi! Muovetevi! Voi due presto sarete morti e io sarò ricco. Se li tenga i soldi. Stia zitto. Se usciremo di qui, avrà bisogno del nostro aiuto. Voi salterete in aria. Non ho bisogno del vostro aiuto. Non lo faccio, Roxton. È l'unico modo che ho per andarmene da solo. Non ce la farà mai. Non è vero, tesorino, che noi saremo ricchi. Coraggio, saluta i signori. Andiamo! Presto! Presto!
Challenger! Miss White! Cos'è successo? State bene? Mi avrebbe mandato dei fiori, Malone. Abbiamo trovato una serie di caverne. Dove? Lì sotto? Ormai non più. Poi le racconteremo tutto. Venite a vedere una cosa. L'ho trovato su un albero. C'era attaccata alla gamba di qualcuno. Se noi leghiamo insieme i pezzi, possiamo fare un grande paracadute. E se troviamo il vento giusto, possiamo scendere lungo la parete di roccia. Io non so proprio. Perché no? Beh, ci vorrebbe un paracadute enorme per reggere il nostro peso. Ehi, perché no? Col vento giusto e un po' di fortuna possiamo tentare. Ok, Malone, da dove cominciamo? Venite qui. Stendiamolo. Ecco qua. Mettiamolo per lungo. Funzionerà. E se provassimo a riempirlo di aria calda? No, non è possibile. Così va bene? Sì. Ecco qua. Sarà abbastanza grande per tutti. A me non pare. Neanche a me. Sì. Che c'è? Come ha fatto a infettarsi subito? Aspetteremo che se ne siano andati. Rispondi. Sono tenaci questi bastardi. Ce la faremo. Prima o poi se ne andranno.
Non credo che questo mondo perduto dovesse essere scoperto. Non è un posto adatto all'uomo. Se non uccidi, vieni ucciso. Penso che lei abbia ragione. Il paracadute è un'ottima idea. Funzionerà. E poi mi sembra che con quelle bestiacce non interessiamo più. Venga via, non possiamo fare niente. Dov'è Malou? Non lo so, eccolo lì. Malou! Malou! Malou è ferito! Signore e signori, la vostra attenzione, per favore. Senza ulteriori indugi, voglio presentarvi il professor Challenger, che ci parlerà della sua spedizione in Mongolia. Lord Thomas. Signore e signori, devo darvi una brutta notizia. Molte persone hanno perduto la vita in questa spedizione in Mongolia. Il nostro stimatissimo collega, professor Summerlin, il giovane giornalista Arthur Malone, due ottime guide locali, Mair e Gina, e anche l'avventuriero John Roxton, anche lui ha perduto la vita sul campo. Io so bene che sarà una grande delusione per tutti voi, ma devo dirvi che il mondo perduto della Mongolia e i suoi dinosauri viventi semplicemente non esistono. Roxton aveva ragione su un fatto.
In un mondo come questo, o sei invisibile o sei morto. Ma si sbagliava su quanto mi restava da vivere. In qualche modo sono riuscito a sopravvivere. Non so se questo mondo preistorico avrà un futuro. Io vivo ogni giorno della mia vita come se fosse l'ultimo. Eppure, non mi sono mai sentito così vivo. Con queste ultime parole del mio diario, dico addio ad Arthur Malone. Il mio futuro ormai è tra queste creature dimenticate da Dio e dagli uomini. Faccio parte di quel mondo che non dovrebbe esistere.